La firma di questo protocollo mi conferma la grande collaborazione che già notai nella situazione torinese. Grazie a quanti si stanno impegnando in prima persona con lo spirito comune di aiutare i cittadini in questo momento più deboli ed evitare che si infilino in situazioni da cui è difficile uscire. Sicura che ognuno di voi qui presente alla firma contribuirà a riaffermare i valori di legalità e democrazia. Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha aperto l'incontro online convocato in prefettura a Torino per la firma digitale del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura, siglato dalla Regione Piemonte, dalla città e dalla città metropolitana di Torino, rappresentate dalla sindaca Chiara Appendino, da numerosi comuni, enti pubblici, forze dell'ordine, dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle banche associate, dalle associazioni di categoria, dagli ordini, dai collegi e dai consigli professionali, ma anche da associazioni di cittadini ed enti locali impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata, come Libera e Avviso Pubblico. Il protocollo nasce per agevolare la conoscenza e l'accesso agli strumenti creditizi pensati per fronteggiare le conseguenze economico-finanziarie dell'emergenza sanitaria, con figure come il facilitatore nelle associazioni di categoria e nei Confidi e il referente, individuato da ogni banca aderente per seguire l'iter istruttorio delle pratiche di fido e per combattere il reato nascosto, come lo ha definito il prefetto Claudio Palomba, aprendo l'incontro.